potessi avere 1000 lire al mese. È uno stivale interamente fatto a mano in Italia. Tutti i processi per produttivi sono fatti all'interno di questa azienda. Chissà, chissà. Durante il Covid anche la vostra azienda ha sofferto. I primi mesi sono stati mesi molto molto difficili. La banca ha bloccato le rate del mutuo in essere, ce l'ha congelate. Inoltre ha mantenuto aperta una linea di credito con l'estero, con anticipo fatture e il Fido. Ci troviamo a Tredozzo in Emilia Romagna. È la banca che lo ha aiutato, il credito cooperativo. La politica del credito cooperativo mette al centro la persona, anche azienda, seguirne i loro progetti e nella loro crescita. Perché la nostra peculiarità è di avere molti clienti e aziende, ma di formato molto piccolo. Per i dipendenti ha dato la possibilità di congelare le rate dei vari mutui e prestiti che avevano in essere. Eroghiamo praticamente dei piccoli prestiti a persone che non potrebbero accedere al canale bancario tradizionale. Oppure parliamo anche dello sportello della solidarietà, dove anche lì concediamo a fondo perduto dei contributi per poter aiutare persone che sono un po' ai margini. Sarà diversa, bella come una stella. Non solo persone che rischiano di essere escluse dal credito, ma anche territori privi di risorse, come Valle dell'Angelo, in provincia di Salerno, un piccolo borgo di soli 152 abitanti. Stare su queste terre significa essere resilienti. È un posto molto svantaggiato per una serie di ragioni, le infrastrutture, le persone stanno andando via. Per noi è una vera missione dare un supporto a quelli che sono gli imprenditori che hanno deciso di stare su questa terra. Diciamo che avevo un sogno nel cassetto, che era quello di aprire una mia azienda. Le altre banche non concedevano prestiti, non concedevano finanziamenti. La banca ha sposato il nostro progetto. E si arriva là! Cosa ha di diverso il credito cooperativo? Il vantaggio di avere una banca di paese vicina, soprattutto con i giovani. Abbiamo imprenditori che hanno avuto la capacità di arrivare anche in Asia con i loro prodotti. Lui è Pietro, pasticcere agricolo. Per le sue delizie utilizza i prodotti del suo territorio, il Cilento, conosciuti perfino in Asia. Abbiamo fatto degli investimenti molto importanti negli ultimi 2 anni e grazie alla nostra banca, che ci ha consentito di svilupparci ulteriormente con l'acquisto di molti macchinari 4.0. Nonostante i risparmi degli italiani stiano diminuendo, nel 2021 sono cresciute le banche di credito cooperativo. Come mai? Pensiamo che la crescita sia legata allo scambio mutualistico, interloquire con i territori e con la propria clientela. L'essenza di questo rapporto è il migliore strumento per supportare il successo di questo modello di impresa bancaria.